Ciao amici, come state? La settimana scorsa sono stata super impegnata, ho tenuto dei corsi a Milano, questa settimana sono per qualche giorno a Roma, sempre per tenere un corso sull'Ayurveda, una disciplina che adoro. Chi la conosce? Io la conosco questa disciplina, Ayurveda. Rispondete al sondaggio che trovate nella scheda cliccabile dalla i qui sopra e ditemi se volete un video dedicato. Per il clima invece sono in attesa dei primi freddi. Chi mi segue sa che io sono freddolosa, sempre vestita a strati. Questa è una mia caratteristica in ogni stagione. Almeno qualcuno di voi mi capisce? Speriamo. Adesso il tempo è ballerino, un giorno fa freddo e piove, il giorno dopo sembra di essere in primavera. E da voi com'è? Scrivetemelo nei commenti che sono curiosa. Anche qui, Simona, io non so più che pesci pigliare. Come dici? Dovrei prendere uno squaletto, dice. Ho io il video giusto, allora. Vi parlerò di come stare bene in autunno, ma in più video perché ci sono tante cose da dire. Se vi piace anche solo l'idea, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Dunque, oggi chi saluto? Ma Veronica, che mi segue sempre, mi ha scritto che ha messo in pratica tanti miei consigli con ottimi risultati. Potete leggerlo anche voi nei commenti. Che dire, bravissima Veronica e ciao! Prima di annunciarvi il video di questa settimana, voglio condividere una notizia importante che farà contenti i tanti amici di sesso maschile che mi seguono. Anzi, saluto tutti i maschietti, siete sempre di più che mi scrivete domande, riflessioni nei commenti. Vi ringrazio e cerco di rispondervi appena posso. Anzi, intanto voi coinvolgete altri amici, fategli vedere i miei video e fateli iscrivere tutti. Non fate come il marito di una signora a cui ho fatto una consulenza la settimana scorsa. Praticamente, quando lei ha scoperto il mio canale, non vedeva l'ora di tornare a casa dal lavoro e si metteva lì a guardare un video dopo l'altro sul tablet tutte le sere, finché il marito le ha detto così. Uè, ma basta con questa vignale, ce l'ho sempre in sottofondo. Mi ha fatto morire da ridere. Dicevo, la notizia per i signori uomini è questa. Novembre è nel mondo il mese della sensibilizzazione globale per i disturbi della prostata e dell'apparato riproduttivo maschile. Lo sapevate? Noi no, non lo sapevamo, vero? Di questi argomenti non è sempre facile parlare, ma c'è un'iniziativa simpatica che quest'anno voglio condividere con voi. Il nome è in inglese e si chiama Movember. Volevi dire November? No, si chiama proprio così, Movember. Inizia con Mo, che viene da moustache, baffi, e anche move, cioè muovere, fare qualcosa di concreto. Tutto nasce nel 2003 in Australia, quando due amici, Travis e Luke, hanno deciso di usare i baffi, al tempo non proprio di moda, per attirare l'attenzione delle persone e creare conversazioni sul tema del cancro alla prostata. Scusa, ma cosa c'entrano i baffi con i seri problemi maschili? C'entrano e come? Ma ve ne parlerò nel mio prossimo video della serie Iniziamo bene con Simona, quando saremo più vicini al mese di novembre, quindi stay tuned. Non perdetevi questa chicca, anzi, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, è facile, basta un click così e attivate la campanella delle notifiche per essere i primi a vedere i miei video. Bene, ora ecco i video della settimana. Nel vlog mercoledì condivido con voi la mia night routine anti-stress per quando ho avuto proprio una giornata di merda. A me capita di continuo, guarda, diventerà la mia routine preferita. Sabato vi faccio vedere come fare la versione sana di uno dei dolci più ingrassanti di sempre, che inizia con la N.
Noi abbiamo indovinato. È una crema spalmabile? Vediamo come farla in casa con ingredienti sani ma buoni per salvare gusto, linea e salute. E domenica vediamo i miei migliori snack brucia grassi, gli spezzafame che non fanno ingrassare, anzi, come dire, miracolosi. Beh, più che altro trendy e sani con Simona Vignali. Come sempre, condividete questo video con i vostri amici e sui social. Facciamo grande il canale insieme. Nei commenti scrivetemi le vostre esperienze. Io vi aspetto al prossimo video, naturalmente. Ciao! Mustache. Cerco di rispondere.